radio station, Radio Bruno. Che meraviglia, proprio il giorno dell'uscita del nuovo album Mi Muovo abbiamo Giordana Angi. Ciao Giordana! Ciao, grazie dell'invito, che bello! Ma grazie a te, anche perché immagino che ci sarà questa grande frenesia, emozione, proprio per l'uscita del nuovo album. Esatto, quindi è proprio tutto molto entusiasmante. Allora, raccontaci un po', insomma, come è nato questo album e soprattutto le grandi collaborazioni. Sì, la necessità di ricominciare a scrivere è venuta l'anno scorso, nel periodo di lockdown, che ho cercato di convertire positivamente. Quindi ho buttato giù varie idee, ci sono canzoni più riflessive, ci sono canzoni che ti fanno venire voglia di ballare. Insomma, rappresentano un po' tutti gli stati d'animo che si possono avere durante un anno, perché questo disco ha avuto un tempo di gestazione di un anno, per cui in questo tempo ho scelto dei compagni di viaggio, tra cui insomma Loredana Bertè con il singolo che state passando e vi ringrazio, Tutto a posto, e poi ho Alfa in un singolo che parla dell'essere perdonati e del perdono in maniera molto leggera, in un dialogo tra due ragazzi che si amano, e poi una ballad molto molto romantica con Briga che si chiama Chiama il mio nome, che ho scritto un paio d'anni fa e che con Briga abbiamo sistemato. Lui ha una voce pazzesca, un talento davvero puro, per cui sono tutte canzoni a cui tengo molto e che ho deciso di fare con loro e che ringrazio veramente. Grandissime collaborazioni appunto per il nuovo album Mi Muovo di Giordana Angi. Torniamo invece appunto al singolo radiofonico che è in altissima rotazione. Noi di Radio Bruno veramente la balliamo ogni volta che la programmiamo, Tutto a posto. Ironica, divertente, però insomma con questo featuring con Loredana Bertè, la grandissima signora della musica italiana. Sì, per me è stato un sogno poter lavorare con lei. Ci eravamo conosciute durante Amici, lei era giudice e da subito mi ha fatto capire che insomma che aveva stima nei miei confronti, e quando siamo poi uscite dal programma sono stata ospite da lei per un concerto, ci chiamavamo sempre, quando era a Sanremo mi chiamava tutte le sere, veramente una persona generosa, di talento, ho potuto solo che imparare a signora, a maestra, è veramente... Non saprei, io sono quelle cose per cui dicevo ancora non ci credo, perché volevo che lei scegliesse, nasce perché io volevo scrivere per lei. E poi da lì ci siamo mossi e abbiamo deciso di fare un pezzo insieme, quindi le mandai più proposte e abbiamo scelto poi Tutto a posto per lavorarci. Non a caso, tramite vie e conoscenze sono arrivata a Robert Orton, che è colui che ha mixato il pezzo, che è produttore di Lady Gaga, Lana Del Rey, eccetera, e gli ho chiesto di mixare questo pezzo perché per me era proprio importante che questa canzone qua avesse un sound che possa restare nel tempo, proprio perché c'è lei e volevo proprio dare tutto quello che avevo affinché potesse avere il miglior materiale possibile, ecco. Hai scritto ovviamente i pezzi per questo tuo nuovo album Mi Muovo, però anche per grandissimi cantanti italiani, ma come funziona? Nel senso, quando scrivi per te magari sai che cosa voler cantare, che cosa voler anche dire al pubblico che ti segue, quando invece scrivi per gli altri? Allora, quando scrivo per gli altri sicuramente è, per me perlomeno è più entusiasmante, perché oltre al lato tecnico, quindi cercare di capire su che range di note muoversi eccetera, cerco sempre di capire l'altra persona e di andare nel suo verso per cercare di cucire il miglior vestito possibile iniziale, perché poi quando questo artista prova questo vestito poi lo si ricuce insieme. Per cui quello è bellissimo ed è una cosa di cui vado molto molto fiera. Su di me faccio sempre un po' più fatica, perché poi quando mi riascolto sono molto critica, e quindi probabilmente se dovessi riascoltare questo disco tra un anno probabilmente cambierei la metà delle cose, o forse no, però probabilmente sì. Ma ti capisco, anch'io sono così, però secondo me si cresce sempre più di livello quando si è il peggior giudice di se stessi, no? Sì, forse sì. Stai seguendo Amici? Sto seguendo Amici, sì, certo. Chi ti piace? Puoi dire qualcosa? Ti vuoi sbilanciare?
Guarda, vorrei sbilanciarmi, ma in realtà farei fatica perché credo che i cinque finalisti siano veramente pazzeschi. Poi, vabbè, di ballo non me ne intendo, quindi non entrerei in quell'ottica. Però i tre cantanti sono tre cantautori, sono tre ragazzi che hanno tutti e tre una penna pazzesca e tutti e tre molto diversi, perché se ci fai caso hanno veramente tutti un'unicità. Io li apprezzo molto perché sono tutti e tre unici, per cui io ho seguito tutta l'edizione, secondo me è stata veramente molto molto bella. Un'edizione molto bella, una scuola importantissima, insomma, che tu hai fatto, che ti ha dato tanto, e legami molto forti anche tra di voi che continuano nel tempo. Giordana, senti, tornando al tuo album, Mi Muovo, se potessi definirlo con una parola. Se potessi definirlo con una parola, anche in maniera rapida, forse multiforme, nel senso che prende la forma degli stati d'animo, no? Quindi trovi di tutto, cioè non è che c'è un genere, una cosa, ci sono io che cerco di collegare tutte le canzoni. Quindi se potete ascoltare dalla 1 alla 10, perché ha un suo senso. Sono d'accordissimo. E poi dopo naturalmente si scoprono le tue sfaccettature musicali, tutti i tuoi ambienti. Sì, diciamo che c'è un po' tutto, si sentono secondo me i miei ascolti e si sente anche quello che amo fare, poi alla fine è sempre il pop, però credo che abbia varie declinazioni, c'è un po' di funky, c'è un po' di jazz, c'è un po' di reggae, cioè, a me piace molto, devo dire, che non mi annoio mentre lo sento, il che... Che estate sarà la tua? Guarda, sarà un'estate, spero, diciamo, divertente, anche se mi si prospetta un esame di linguistica italiana che non voglio neanche pensare di dover affrontare, ma che dovrò affrontare perché lo rimando sempre, capito? Scelgo sempre un altro, faccio storia del cinema, storia di quello, storia di quell'altro, e poi non lo faccio mai, quindi mi è rimasto solo quello, e forse lo dovrò affrontare. Eh sì, dai! Ma non ci pensiamo. Ma scusa, ma quante pagine sono? Dai! No, le pagine non sono calcolabili. Non è calcolabile, cioè non preferirei non ragionare a pagina. Va se bene. Si potesse. Quindi un'estate di musica e anche di concentrazione, sì, per lo studio, dai, sì, bisogna farlo. Sì, 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 diciamo che per quanto riguarda i live, io sono uscite due date a dicembre, per cui farò due grandi eventi, uno a Roma e uno a Milano a dicembre. Per quanto riguarda i live di quest'estate, non sapendo bene cosa si può fare, cosa non si può fare, stiamo un po' a vedere tutto in divenire, diciamo. In divenire, soprattutto attraverso i tuoi social saremo informati. Quindi Giordana, grazie mille, Mi Muovo, esatto, il nuovo album, è stato veramente un piacere grazie stare con te, grazie mille. Un bacio grande.